Lazar, the beast. It's from here. Yeah. We also recorded the ocean, the night. Yeah. We are trying to do. We are trying to do something that is fine. It's from here. Yeah. And you know, all your people say it's good. Lauro told me. Yeah. I was last. Like something different. Yeah, it's different. Can't compare anyone with that. Oh, man, where did you make this video? Just start asking where I made this video. Yeah, so start teaching, but man. I can tell them when I make the video, but they will not come here. And I know that people is I don't know if go to Africa. I don't know, man. No, and they rather go in Europe. Yeah, and like you, I mean, we didn't know it was going to be this fun. Yeah. When you came here, I was like, okay, let me go, not the beaches. No, like, we just go in Mozambique. Yeah, we didn't know. Yeah. We wanted to go to see Vilanculos. We wanted to see Shangamo, the ocean. Yeah. We were supposed to arrive in Maputo and stay 3 days and then go. You've been here for all of now. We arrived in Maputo and we had so much fun, man. We stayed so 8 days. Yeah, it's better we stay. Yeah, we hit all the fucking clubs, man. It's always like this. We come in the club, if we have me, him, and the other one, it's only white guys in the club. So everyone's like, why? I'm like, we're here to have some fucking dance. Yes. Il nostro viaggio comincia e finisce a Maputo, la capitale del Mozambico. Poche ore dopo essere atterrati, sul consiglio di un amico che conosce molto bene la città, andiamo all'Associazione dei Musicisti Mozambicani, una jam session aperta a tutti che si svolge nel cortile di un bar. Dopo la jam session, mangiamo un boccone al volo e ci dirigiamo all'Associazione degli Scrittori, un altro locale all'aperto, all'insegna di musica e cocktails. Tutto bene? Da Dio! Da Dio! Da dove sei? Di Pioltello. Pioltello. Mi de Maputo. Mozambique. Tornando a casa verso le 3 di notte abbiamo beccato un'alluvione. Ovviamente eravamo a piedi. Dice stagione delle piogge. Ma eravamo contenti perché il destino ci aveva fatto conoscere Lauro e Silvestre, rispettivamente un designer e un ragazzo che si occupa di videoclip musicali, entrambi del luogo. La sera prima ci eravamo dati appuntamento con Lauro a un famoso mercato di Maputo, dove ci raccomanda di non entrare da soli. Chipamanin Market. Show us. La verità è che arriviamo tutti in ritardo all'appuntamento e ormai la maggior parte delle bancarelle sono state smontate. Lauro è convinto che se tornassimo la mattina seguente potremmo trovare cose molto più interessanti, quindi ci promettiamo di svegliarci presto e di tornare l'indomani. Welcome to Mozambique! Yeah! Hey! Nice, guys! Intanto Silvestre ci manda una buona notizia. Ha trovato uno studio dove poter registrare. Ha anche invitato dei musicisti locali, in modo da poter scegliere insieme la direzione creativa del progetto. Pizzicato è bellino. Tranan. Quel pizzicato lì carino, sì. Zero, questo salvalo. Tran. 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 Questi sono belli. È il disco dove sta quella là col fischio. No, profondo rosso, capito? Che a livello di mood, di testo, tipo, si può fare una roba tipo.
scendiamo per strada, capito? So, per strada di notte, fai un pezzo che tipo il trick è non entriamo ai locali, capito? Stiamo per strada, fai il video tutto per strada, fai una roba del genere. La gamba è stretta, eh? Andiamo a cosa, andiamo. Very, very, very. Oh, oh, Simo, Simone, oh. Zero compra da. Effettivamente la mattina è pieno di vestiti e troviamo anche degli outfit per il videoclip di un brano che sappiamo di voler realizzare ma che ancora non esiste. Carina, lei super onesta mi ha detto sono un po' grandi. In realtà no, sono perfette. Shipamanin Market, più che un mercato, è come un piccolo quartiere dove puoi trovare di tutto. Dal sarto che ti prende le misure e ti cuce un vestito addosso, a capi firmati di seconda mano. Ma anche tonnellate di DVD masterizzati e perché no, da mangiare. Dopo 3 ore a girare nel mercato in lungo e in largo, avevamo conosciuto quasi tutti. Si chiama Silvestre, lo studio è pronto e i musicisti stanno per arrivare. Decidiamo quindi di muoverci. Ma prima, un bel film d'azione. Andiamo a mangiare e poi studio, dai! Hai recuperato tutto? Soltanto 48 ore dopo essere atterrati, avevamo già capito tutti e tre che questa non sarebbe stata soltanto una vacanza. About the melody, we need something dark. Thank you.
Teschi! Anche con 40 gradi sopra i teschi! Ok, let's record. Non mi dire! So già la serata come può finire! Una passeggiata fra sopra le righe col mio amico addormentato che ha sognato fighe! Oh, chiama 118 che siamo sul bordo del fosso! Con i fracchini girano una semaforo rosso! Per favore andiamo a casa, dai frate, sono stanco! E invece no! Ti fai la notte in bianco! 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 E bianco! 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 Ti fai la notte in bianco! 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 E bianco! 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 Ti fai la notte! Ok, keep it and let's do another. Ok, perfect, thank you. Mentre Davide registrava, io ero uscito a fumare fuori dalla sala, finché ho sentito in lontananza qualcosa di meraviglioso. Qualcosa che avrebbe cambiato il nostro viaggio in meglio. All'interno di una sala, poco distante dalla nostra, un coro gospel si stava preparando a uno spettacolo dal vivo. Come tutte le cose gospel, così frate ci vado sopra subito, perché sono tutti gli accordi che mi piacciono a me e mi fa piangere. Lo so, per quello ti ho detto vieni subito. Avevamo tutti lasciato il telefono nell'altra sala. Ma per fortuna Manuel aveva sempre con sé un registratore portatile. Era difficile da credere. Soltanto 3 giorni dopo il nostro arrivo avevamo già registrato un pezzo e avevamo raccolto del materiale su cui poter lavorare durante il viaggio verso nord. Seguono giorni durante i quali scopriamo la città e tante persone che la abitano. Ma era arrivato il momento di lasciare Maputo. Dopo aver noleggiato un pick-up all'aeroporto, partiamo alla volta di Vilanculos, un piccolo paradiso naturale. Adesso stavamo guidando lungo l'Oceano Indiano con in testa l'idea di creare qualcosa che rappresentasse il nostro stato d'animo e quello che stavamo vivendo in quei giorni. Più ne parlavamo e più ci sembrava chiaro che dovevamo fare un pezzo usando le voci del coro gospel che avevamo registrato in precedenza. Quel coro c'era entrato in testa e non aveva nessuna intenzione di lasciarci. Dopo aver passato la notte a Bilene, la mattina seguente ci mettiamo in viaggio verso Giangamo. Dopo 2 giorni di viaggio, a 10 dal nostro arrivo in Mozambico, ci concediamo un po' di relax. Qualche giorno in una splendida casa che affaccia sull'Oceano Indiano, in mezzo a un deserto di sabbia e palme. Ciao,
anche ogni 4. Sì, ogni 4 è bello, vero? Allora. Durante questa giornata decidiamo che avremmo realizzato il video della traccia registrata in studio a Maputo, bianco. Quindi chiamiamo Silvestre per chiedergli se fosse possibile organizzare delle location per quando saremmo tornati lì. Volevamo trovare delle attrezzature, luci e così via, ma anche ballerini, modelle, persone per fare le comparse. Mettoci non mezza spenta, te l'ho lasciata, siamo un matto, no, siamo santo. Non mi piace quello che fanno gli altri. Intanto qui il viaggio proseguiva. Si stava palesando il fatto che bianco e gospel fossero la stessa cosa. Due lati della stessa medaglia, due volti della stessa Africa. E noi volevamo mostrargli entrambi. Dopo essere arrivati a Vilanculos, di notte, decidiamo di registrare un provino del pezzo con il registratore portatile sulla base gospel. Siamo in giro senza meta, duri come pietra, dolci come seta. Non prenderci male, lotto da una vita intera. Manda un bacio che ti sorrido da tutta la sera, senti. Siamo splendidi tutti senza i documenti, con tasche piene di stupefacenti, yeah, yeah. Però poi la notte tu lo sai che si addormenta. Metto un pezzo che mi piace e poi ne fumo 30. Quando ero un ragazzino non avevo scelta. Fatemi un 5 a mano aperta, yeah. Siamo tutti uguali. Tutti come te. A galla con gli squali. Adesso siamo pari. Siamo tutti uguali. Tutti come te. A galla con gli squali. Adesso siamo pari! E all'alba giriamo il video del pezzo registrato soltanto poche ore prima. We'll be right back.
incredibile quanto fino a questo punto del viaggio ci fosse andato tutto veramente bene. Nessuno intoppo, nessuna brutta sorpresa. Proprio in quel momento, ironia della sorte, si rompe il pick up, lasciandoci letteralmente a piedi. Trovare un'altra auto sarebbe stato troppo complicato e ci avrebbe fatto perdere una marea di tempo. Dovevamo tornare a Maputo per girare il video di Bianco. Passiamo l'ultima sera con le persone che ci hanno affittato la casa, Mark e Sylvie, le quali si rivelano essere veramente di ispirazione per noi. Tra una risata e l'altra ci preparano la cena e passiamo la serata a parlare della loro vita incredibile, in giro per l'Africa tra mille sogni, avventure, difficoltà e imprevisti. Ora vivono qui, in una casa sulla spiaggia di un luogo veramente magico e speciale. È una serata che sicuramente non dimenticheremo. La mattina dopo, Sylvie ci accompagna in aeroporto. Al nostro arrivo incontriamo Silvestre, con cui definiamo gli ultimi preparativi per le riprese del video. Domani si gira Bianco. Andiamo a noleggiare un'altra auto e affittiamo una casa in città. What's your name? Ok, cool. Vai, Cynthia. Oh, siamo qui, ragazzi, sopra quei muretti, niente patta, stretti tutti i pazzi. Siamo in 120 tipo i palazzetti, al ritorno non ci prendono i taxi. Che con 40 gradi sopra i taschi, sembriamo motori da raschi. Pisas, Maria Caffè, caraglio. I can tell them when I make the video, but they will not come here. I know that people is like, oh, I don't know if go to Africa. I don't know. No, and they rather go in Europe. They are supposed to play tomorrow there, but we don't have the music with us. Music. Yeah, music.
Tra le storie raccontate e quelle non raccontate rimane nel cuore l'empatia, la capacità di comprendersi, l'entusiasmo di conoscere. Perché secondo noi conoscersi meglio significa vivere meglio. In spiaggia, per le feste fino all'alba, per i viaggiatori, per le nuove amicizie, per la reciproca curiosità, per la condivisione e per la magia della musica. Questo è quello che resta. Sì, baby, stasera esco. Almeno lo sai che sono onesto. A casa sto depresso.
tu fatti la solita foto accesso. Siamo quei ragazzi sopra quei muretti, niente panta stretti, tutti pazzi. Siamo in 120 tipo i palazzetti, al ritorno non ci prendono in taxi. Al bar le bottiglie bro, prendi ne 5 minimo, che tanto il tempo è ciclico, lei la prova poi la chat la elimino. Scusa, teschi, anche con 40 gradi sopra i teschi. Sembriamo motori tedeschi. Non mi dire guardia che mi prendo un colpo, come quel tuo amico dopo che fa un colpo. Pensavano non saremmo restati molto, adesso ci sediamo e ci mangiamo il polpo. Non mi dire, so già la serata come può finire. Una passeggiata fra sopra le righe, con mio amico addormentato che sogna due fighe. Oh, chiama 118 che siamo sul bordo del fosso, con i fra che ne girano uno al semaforo rosso. Per favore andiamo a casa, dai frate, sono stanco. E invece no, ti vai un'altra notte in bianco. Siamo sempre noi, yeah, col cuore che esce dal petto. Noi, compiuti qualche difetto, vieni bevi andiamo a letto. Che oggi è stata lunga, non mi dire no, non vengo. Ti mando un taxi color argento, sotto casa un volo NASA, pronto per portarti qui da me. Io sono in strada, che ti aspetto, c'è una mezza spenta, te l'ho lasciata. Siamo matti, siamo santi. Non mi piace mai quello che fanno gli altri. Siamo in giro senza meta, duri come pietra, dolci come seta, non prenderci male. Lotto da una vita intera, manda un bacio che ti sorrido da tutta la sera, senti. Siamo splendidi, tutti senza i documenti, con le tasche piene di stupefacenti, yeah, yeah. Però poi la notte tu lo sai che si addormenta. Metto un pezzo che mi piace, poi ne fumo 30. Quando ero un ragazzino non avevo scelta, battimi un 5 a mano aperta, yeah. Siamo tutti uguali, tutti come te, a galla con gli squali, adesso siamo pari, yeah.